Siamo arrivati alla fine di questo quarto episodio e domani io torno a scuola. Allora, sono passati 2 mesi, ammazza. Mi sa proprio ora di registrare un nuovo episodio qua, perché sennò. Ok, tutto, direi che ci siamo. Vamos! Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Ho urlato tantissimo perché oggi, signori, dopo più di 2 mesi torniamo con il quinto episodio della Scuola Fa Schifo, una serie che mi è mancata tantissimo e immagino anche a voi. Perché mi è mancata tanto? Perché nell'ultimo episodio, signori, parlavamo di questo. Questa è la triste storia di un ragazzo che, come molti coetanei, dopo 3 mesi di paradiso, di vacanza, di relax, che poi non è mai vero, è costretto a tornare. Esatto, avete capito. E quindi del primo giorno di scuola, che ovviamente ragazzi è stato massacrante, perché basti pensare che comunque non è mai facile tornare a scuola dopo 3 mesi di estate, 3 mesi di relax, ma soprattutto 3 mesi di libertà, perché cioè non prendiamoci in giro, comunque sia è stato un po' un trauma per tutti. E quindi ora che sono passati 2 mesi, giustamente vorrei anche tirare un po' le somme di questo primo periodo scolastico, quindi tiriamoci sulle maniche e cominciamo a parlarne. Comunque, come detto, ovviamente tornare a scuola non è mai facile, perché ovviamente la prima parte di anno scolastico si divide in le prime 2/3 settimane non si fa praticamente nulla, perché comunque c'è chi deve riprendere un po' il ritmo, c'è chi non gli evade, fa niente, e magari c'è anche l'orario che non è completo, specialmente la mia scuola, perché nelle prime 2 settimane noi usciamo a mezzogiorno e un quarto, e quindi ovviamente ci manca una cosa come 10 ore a settimana, perché ovviamente 2, 2, 2, 2, 2 per 5 faccia 10, mi sa, non so sicuro, 2 per 5 quanto fa? Ecco, non divagando più di tanto, è normale che le prime settimane di scuola si abbia ancora un po' di libertà e quindi l'unico piccolo trauma sia quello di svegliarsi alle 7 di mattina, per i più fortunati, perché c'è anche chi si alza alle 6 o alle 5 e non è per andare in fabbrica a lavorare, come pensano molti. Ma comunque diciamo che inizialmente non è neanche così tosta e infatti la scuola quest'anno per me era iniziata così. Vai, ti spingo io. Cioè, ma te che ancora gli dai retta? Ma fallo un po' andare con le marce e basta. Vieni, è quello sonoro. Vieni, cameraman, andiamo. Vai. Alza la voce, di vieni. turbo. Occhio che cade. Raga. Ai pedoni. Oh, vieni. In discesa lasciatemi. Tu vuoi impennare, raga? Io voglio. Vai! Dai, ragazzi, un po' più forte, raga. Più forte! Spingi che esce! Ah, che belli tempi in cui le giornate erano soleggiate e soprattutto non era buio alle 5 del pomeriggio. Io penso che ognuno di noi, specialmente perché ovviamente parlo soprattutto ai miei coetanei, dopo 4 anni di liceo magari avete anche imparato a gestirvi un po', perché io ancora no, sinceramente, cioè più o meno ci provo, a volte ci riesco e a volte no. Diciamo che per me, non me ne vogliono i miei amatissimi professori, la scuola vera e propria ha inizio dopo la terza settimana, perché iniziano gli orari veri e propri di 6 ore al giorno e anche lì inizialmente è un po' faticoso, in realtà lo è per tutto l'anno, e comunque sia, diciamo che dopo il Romix, che quest'anno tra l'altro c'è stato tra fine settembre e inizio ottobre, dal 30 al 2, e io sono stato presente con molta enfasi, è cominciata la vera e propria la scuola. E quindi ovviamente non c'è cosa migliore di riuscire a studiare volta per volta, soprattutto perché non so da voi, ma nella mia scuola a metà novembre più o meno ci sono i pagellini, cosa di cui parleremo in questo episodio, perché voglio dirvi la mia sui pagellini, ma comunque ve lo dico tra poco, cioè un attimo, non abbiate fretta. Allora, vi sembrerà molto strano, no? Ma dal mio punto di vista i pagellini di novembre sono inutili. Ma proprio inutili, cioè non hanno un senso, nessun senso. Sì, Fede, ma perché sono inutili? Un attimo, ci sto arrivando, adesso lo spiego, no? Allora, in pratica, secondo il mio modestissimo punto di vista, i pagellini di novembre non hanno senso per il semplice fatto che, a parte il fatto che
i pagerini a novembre implicano un massacro assoluto di minorenni, uno sfruttamento di giovani, delle interrogazioni, dei compiti in classe massacranti nel giro di una sola settimana, perché in questa settimana, la settimana prossima c'erano i pagerini, e questa settimana qua mi sono fatto un culo così, basti pensare che è uscito solamente un video sul canale. Chiusa parentesi. Ma comunque, oltre a questo, la cosa che ci fa riflettere sull'utilità, o meno, di questi pagellini è il fatto che è una semplicissima constatazione dei voti che tu hai. Non si tratta di una pagella come tipo quella di febbraio, nella quale si chiude un quadrimestre, perché di fatto il quadrimestre si chiude a febbraio. Io posso capire già i pagellini che ci sono ad aprile, perché quelli comunque a un mese e mezzo dalla fine della scuola sono molto utili, perché comunque tu dai un'occhiata alla tua situazione, capisci quali sono le materie che devi recuperare e quelle che non devi recuperare. Ma regà, parliamoci chiaro, i pagellini a novembre, dopo che la scuola è iniziata da un mese e mezzo e mentalmente per l'alunno da una settimana, a che cazzo servono? No, perché ovviamente un'utilità ce l'hanno, attenzione, non fraintendetemi. Rompere le palle ai ragazzi, perché effettivamente è normale che se io genitore, dopo un mese e mezzo di scuola, in cui comunque mio figlio magari si è anche impegnato, magari no, ma comunque insomma la scuola appena iniziata ci può stare non avere voti pazzeschi in tutte le materie. No, mamma, non mi sto giustificando, stai tranquilla, io avrò voti splendidi. Però ovviamente è chiaro che se mio figlio non avesse voti splendidi, a me un po' darebbe fastidio. Magari è successo che per determinati motivi io ho fatto determinate assenze. L'unico voto che ho è un voto negativo. Io ovviamente per motivi tempistici non ho avuto neanche il tempo di recuperarla quella materia. E di conseguenza il giudizio che viene attribuito su carta, ovvero sul pagellino, è anche ingiusto, perché il giudizio di un pagellino, di una pagella, dal mio punto di vista, ma penso dal punto di vista di tutti i ragazzi del mondo e di tutte le persone del mondo, soprattutto perché anche i professori dovrebbero pensare così, dovrebbe essere un punto della situazione e quindi un voto complessivo fatto da più voti, non da un voto solo, perché se io prendo 3 in un compito di matematica, cosa peraltro molto probabile, e poi non riesco a recuperare quel voto, io mi trovo 3 e magari non mi trovo una media strutturata nell'arco di tutto l'anno. E infatti, ve lo dico a malincuore, per me questi pagellini sono sempre stati un trauma. Quindi, se devo dirvi la mia, proprio per terminare il discorso, addirittura io andrei a togliere questo pagellino di novembre. Ma questo che vi faccio è un discorso abbastanza serio e fondato, cioè non è il classico discorso che può fare un ragazzo che magari rosica e basta, perché sennò verrei a dire togliamo le interrogazioni ai compiti in classe. Quelle purtroppo le dobbiamo portare avanti fino al 15. Ma comunque, signori e signorine, questo era il mio pensiero. Voi ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa, se siete d'accordo con me, ma comunque fatemi sapere anche il vostro di pensiero. Oggi ho scelto di non leggere all'inizio del video i commenti dell'episodio precedente, semplicemente perché volevo andare più diretto e spiegarvi un po' quello che volevo dirvi, insomma, in questo episodio. Quindi abbiamo parlato di pagellini, eccetera. Ovviamente non in tutte le scuole d'Italia sono presenti questi pagellini, purtroppo nella mia sì. Però ovviamente qui sotto fatemi sapere anche se nella vostra ci sono, come li affrontate e soprattutto, cosa più importante di tutte, poi leggeremo all'inizio del prossimo episodio, fatemi sapere come è iniziato l'anno per voi e quindi come sono andati questi primi 2 mesi di scuola. Per il momento ovviamente signori è tutto, io vi do appuntamento al prossimo episodio che vi prometto uscirà molto presto perché ho già un'idea molto carina. Voi nel dubbio lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non lo siete già, passate in descrizione per tutti i link e social, noi ci becchiamo con i prossimi video, un bacione e bella raga! I won't let go.